4 volte è venuto da me un sacerdote dal purgatorio, mi ha detto: devo soffrire tanto perché ho fatto asportare la balaustra e ho obbligato la gente a ricevere la Santa Comunione in piedi. Wir sehen, da esiste etwas nicht in Ordnung. E da questo possiamo dedurre che qualcosa non è a posto. Der Papst hat wohl erlaubt, dass die Kommunion auch stehend empfangen werden darf, wo man nicht gut knien kann. Wer nicht gut knien kann, der darf auch stehen. Il Papa ha bensì permesso che si possa ricevere la Santa Comunione anche in piedi, specie là dove non si può inginocchiarsi bene o chi non è in grado di inginocchiarsi. Aber wer die Kommunion kniend empfangen möchte, muss die Gelegenheit haben. Ma chi volesse ricevere la Santa Comunione in ginocchio deve avere la possibilità di farlo. Das sieht die Kommunion noch an einer kurzen Kommunionbank bekommen. Anche se fosse solo un pezzettino di balaustra o in ginocchiatoio. Das dürfen wir von jedem Priester verlangen. Questo lo possiamo chiedere a chiunque sacerdote, perché questo è anche il desiderio del Santo Padre. Dann zur Handkommunion, Hand weg. E allora, e poi passiamo, se passiamo a considerare la comunione nella mano, via le mani dalla Santa Comunione. Eine Priesterseele ist gekommen. Er müsse schwer leiden, weil die Handkommunion eingeführt habe. Un sacerdote defunto, lei parla sempre delle anime, è venuto da me e ha detto: devo soffrire molto perché ho insistito affinché la gente prendesse la comunione in mano. Er hat dann gesagt, wenn ein Priester oder Bischof wüsste, welche Verantwortung er trägt, wenn er die Handkommunion einführt oder empfiehlt. E se un sacerdote o un vescovo sapesse quale responsabilità si assume introducendo o insistendo perché la gente prenda la comunione in mano, da sagen wir oft, ja, warum hat dann das Konzil eingesetzt? Dovrebbe, smetterebbe subito. E allora mi si chiede, perché allora il concilio l'ha permesso? Kein Konzil, kein Papst hat die Handenstehkommunion eingeführt, sondern die Freimaurer Kardinäle. Nessun concilio, nessun Papa ha mai permesso o introdotto la comunione sulla mano in chiesa. Chi l'ha introdotto sono i cardinali massoni. Und die Priester und Bischöfe sind so verblendet, dass sie das nicht einsehen. E i sacerdoti e i vescovi sono talmente acceccati a questo riguardo che neanche capiscono di quello che stanno facendo. Ein Laie sieht das viel besser ein. Un laico, cioè uno come noi, lo vede molto, quasi molto meglio. Weil er betet und opfert, dass die Kirche wieder ins rechte Gleis kommt. Perché prega e si sacrifica a che la Chiesa si metta nuovamente nel giusto verso. Immer hat wieder das Volk die Kirche gerettet, auch im 14. 15. Jahrhundert. È sempre stato il popolo che ha salvato la Chiesa, anche nel 14. e 15. secolo. Da hat das Volk gebetet und geopfert, bis es wieder besser wurde. Il popolo allora pregava e sacrificava finché le cose cambiavano in meglio. Die armen Seelen haben gesagt, der Russe wäre in Deutschland schon längst eingezogen, wenn in Deutschland nicht so viel Gebet und Südstätten wären. Un'anima le ha detto, i russi avrebbero già occupato la Germania se in Germania non ci fossero tante persone che pregano e sacrificano nei vari e tanti, moltissimi santuari sparsi per la Germania.